Buonasera mister Romeo, buonasera mister Zennaro. Buonasera. Buonasera. Partiamo dalla fine, dal risultato. Un risultato di parità 1-1 che sta stretto oppure no? Come l'avete visto voi dalla panchina? Ma sinceramente devo dire che è stata una partita equilibrata. Forse abbiamo avuto qualche occasione in più noi. Loro penso che hanno fatto il gol sull'unica azione pericolosa che hanno fatto. Però è una squadra che gioca bene a calcio, ci ha messo in difficoltà, ma forse ai punti avremmo vinto noi. Peccato anche per l'ultima azione che abbiamo fatto, con quella carambola che abbiamo preso la traversa, e purtroppo questo è il calcio. Invece, Mister Zennaro, una domanda per lei. La scorsa settimana si parlava di concentrazione, di tenere sulla tensione. Probabilmente oggi, con tutte queste cose che sono successe, che è arrivata l'ambulanza o comunque l'arbitro ha un po', diciamo, accorciato i tempi della partita, ha abbassato la concentrazione dei giocatori, secondo lei? Ma sì, sicuramente ciò che è successo un pochettino ha rotto qualche equilibrio. Sicuramente anche il direttore di gara non è stato proprio all'altezza della situazione, perché comunque ha sbagliato sul recupero, ha sbagliato su parecchie decisioni arbitrali. Però non vogliamo attaccarci a questo. Sicuramente ha influito anche l'aspetto di quello che è successo con questo brutto infortunio a questi due ragazzi, che però adesso abbiamo avuto notizie che all'ospedale stanno abbastanza bene, quindi niente di che. L'attenzione oggi era buona, nel senso che a livello mentale l'approccio è stato buono, però io quello che sottolineo sempre è che le occasioni che ti capitano bisogna essere cinici a sfruttarle, perché comunque abbiamo avuto parecchie occasioni anche nel primo tempo per fare il risultato un po' più rotondo, essere un po' più tranquilli, non le abbiamo sfruttate. Poi il calcio ci insegna che quando poi sbagli qualche gol in più, poi alla fine lo prendi e è andata così. Infatti, appunto, parlando di occasioni, visto la classifica dove le vostre antagoniste hanno vinto tutte, cosa pensate di fare in settimana per cercare comunque di rimanere lì in vetta? Lavorare come abbiamo sempre fatto, e poi sabato andiamo ad affrontare un'altra squadra che è subito sotto di noi. Cercheremo di dare il massimo e portare a casa i 3 punti per cercare di staccarli un pochettino. Tutto qua. Ma c'è cioè, Mister Zennaro, oggi abbiamo visto ulteriori infortuni. Secondo lei da cosa è dovuto da questo periodo un po' sfigato, diciamo, o c'è altro? No, è un periodo. Oggi è stata una partita che dovevano capitarne di ogni, quindi il fatto di avere questi infortunati non è dovuto a nulla di che, è un po' di sfortuna. Adesso però ci ritroviamo ad andare a affrontare una gara difficile il prossimo sabato, e sicuramente avendo questi giocatori acciaccati, infortunati, adesso lunedì poi capiremo l'entità delle problematiche che hanno. E cercheremo di fare il quadro della situazione. Sicuramente gli infortunati oggi Sono tanti. andato insomma, non è andata bene. Adesso ci ritroviamo noi a rincorrere perché l'avversario là davanti, però ci sta, il calcio è anche questo. Si potevano, diciamo, evitare tenendoli magari a riposo, oppure erano sicuri e pronti per poter giocare? No, erano sicuri e pronti per poter giocare. Sono arrivati due infortuni, vabbè, 3 infortuni praticamente. Uno scontro di gioco si è tagliato, l'altro ha avuto un problema al ginocchio su un contrasto, e Calderini si è sentito tirare dietro il flessore. Ma queste cose succedono nel calcio e purtroppo dobbiamo fare necessità virtù. Ok, niente, allora facciamo intanto un grosso in bocca al lupo di pronta guarigione sia all'avversario che si è fatto male alla testa che ai nostri calciatori. E Certo, assolutamente. un grosso in bocca al lupo per il proseguo del campionato. Grazie, Grazie, buonasera. buonasera.